Simona Vindigni, studentessa modicana di 18 anni, ha vinto la 35esima edizione del concorso nazionale per aspiranti attrici, ragazza Cinema Ok 2021. Questa mattina l'abbiamo incontrata all'Istituto di Istruzione Superiore ITC Archimede, dove frequenta l'ultimo anno. Ci ha parlato dei suoi sogni e dei suoi progetti. Sogni di una diciottenne racchiusi nella fascia e nella corona che indossa. Simona Vindigni, modicana, ha vinto la 35esima edizione del concorso nazionale per aspiranti attrici Ragazza Cinema Ok Italia 2021. Un traguardo raggiunto tra 43 partecipanti alla finale che si è svolta al Teatro 5, dedicato al maestro del cinema mondiale Federico Fellini, a Cinecittà. Ad incoronare la giovanissima Simona, l'attrice Sandra Milo. L'idea di partecipare è nata come un gioco, ci racconta Simona, che frequenta l'ultimo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore ITC Archimede di Modica, indirizzo turistico. La mia passione per il cinema, diciamo che è nata soprattutto per appunto aver visto tanti film con delle attrici famosissime a cui mi ispiro tuttora, come Jennifer Lopez, Sofia Loren, Monica Bellucci e molte altre. E, diciamo che tutto questo è iniziato per gioco. Perché appunto tramite dei social mi sono iscritta a questo concorso di Ragazza Cinema Ok e così dal nulla mi è arrivato un, diciamo, messaggio che ero stata presa. Adesso tanti progetti e sogni nel cassetto. Simona fa parte dell'Accademia Italia Film Tour VIP del Principe, associata con Ragazze Cinema Ok dei registi Civale. Il mio sogno è diventare attrice o modella, questo diciamo è il mio sogno più grande. Sì, ci sono diciamo altri progetti, come esempio domani dovrei partire per Napoli per diciamo fare uno shooting fotografico per le varie riviste e andare in degli studi televisivi. Stai terminando gli studi all'Istituto Archimede, dopo? Dopo, se avrò l'opportunità, sicuramente vorrei continuare con gli studi e fare l'università. Mi piacerebbe fare università di economia oppure professioni sanitarie e laurearmi in osteopatia oppure fisioterapista. Soddisfatto del traguardo raggiunto da Simone, il dirigente scolastico dell'Istituto ETC Archimede, Rosolino Balistrieri. Diciamo sempre ai nostri ragazzi, perseguite i vostri sogni più alti possibili e impegnatevi nel realizzarli e prima o poi i miracoli accadono, per cui auguro a Simona intanto di conseguire il diploma, che è l'obiettivo più vicino, ma Simona è una ragazza che si impegna, che studia e che quindi riuscirà a gestire gli impegni extrascolastici con quelli scolastici e poi naturalmente per il suo futuro, che possa veramente realizzare i suoi sogni.